Un corteo per le calli di Venezia con un presidio finale a fianco della Chiesa della Salute, di fronte cioè a Palazzo Ferrofini, dove il Consiglio regionale era riunito in sessione straordinaria per trattare i temi caldi delle fabbriche che chiudono o delocalizzano. In aula manca l'annunciato ministro Zannonato, ma ci sono il presidente Zaia e i segretari dei sindacati. Su al quarto piano invece, da una saletta riservata, una piccola delegazione di lavoratori a seguire gli interventi. Per il momento non ce ne sono passi avanti, neanche sulla trattativa che abbiamo fatto martedì a Mestre, dove l'azienda ha riproposto i casi già riproposti un mese prima, dove lei non è intenzionata a cambiare il loro percorso, a meno che dalla parte politica, che hanno già in qualche modo interpellato vari politici che non hanno nominato, non intervenga qualcosa di positivo o di sostanzioso. Intanto il Consiglio regionale ha approvato all'unanimità una risoluzione unitaria firmata da tutti i capigruppo, basata su un impegno comune a favore di incentivi ed agevolazioni fiscali per sostenere la domanda interna, della richiesta di una politica europea che armonizzi le norme contrattuali, oltre a norme regionali per favorire i distretti produttivi ed incentivare la permanenza in Veneto delle imprese. Le soluzioni sono che Palazzo Chigi deve trattare la vicenda Electrolux come tratta l'Italia, come tratta Fiat. Non si capisce per quale motivo un'impresa che ha più di 6.000 lavoratori in Italia, che ha un sacco di interessi oltre a quelli dei frigoriferi, perché gli interessi rispondono al nome di Alfa Laval, di Ericsson e quant'altro, non sia questa impresa convocata a Palazzo Chigi e si faccia come fanno i francesi e gli spagnoli, che sono molto più furbi di noi. E poi c'è la questione del tavolo nazionale alla presidenza del Consiglio per affrontare la crisi di Electrolux e del manifatturiero. Io avrei voluto che fosse convocata prima della legge di stabilità, è la madre di tutte le battaglie, la legge di stabilità, cioè la legge finanziaria di uno Stato, dove lì puoi vedere di mettere gli ammortizzatori sociali, la protezione di settori strategici. Questo non è stato fatto, ovviamente ci andiamo, il Veneto è sempre stato presente ai tavoli nazionali perché vogliamo difendere le nostre aziende. Ecco, l'amarezza è che doveva essere fatto molto molto tempo prima. A fianco dei lavoratori Electrolux anche i cassi integrati di altre aziende che condividono la operativa, come l'Europeo SPA del distretto del mobile, oppure l'appartenenza ad una multinazionale svedese, come la Ditec. Due anni che lottiamo per il nostro posto di lavoro, siamo andati dappertutto, siamo arrivati perfino a Papa Francesco, siamo in udienza generale, non siamo riusciti a fare questa cosa, ma io chiedo, signor Ministro, faccia veramente il Ministro, salvi almeno questa azienda. Dobbiamo nazionalizzare le aziende, non è un'utopia, deve essere una scelta. E la scelta diventerebbe forse più possibile con un provvedimento che renda più complesso delocalizzare e che viene sostenuto da un numero crescente di cittadini. Abbiamo raccolto quasi 50.000 firme, quindi 3 anni di lavoro, e oggi consegniamo simbolicamente 4-5.000 firme alle istituzioni, e credo che adesso dopo questa raccolta di firme dovremo veramente fare una legge che impedisca, che sfavorisca le delocalizzazioni in Veneto.